Ciao a tutti e bentornati su CJTech, io sono Simone e siamo arrivati all'aggiornamento di febbraio per quanto riguarda i Pixel. L'aggiornamento è arrivato il 6 di febbraio per la precisione. Portano qualche aggiornamento o cambiamento? Lo vediamo sul mio Pixel 7 Pro. E prima di iniziare vorrei ricordarvi l'importanza del rispetto reciproco nei commenti. Tutte le opinioni sono apprezzate, ma vi prego di esprimervi in modo rispettoso e cortese verso gli altri spettatori e anche al creatore di questo video. Voglio mantenere un ambiente positivo e costruttivo qui sul mio canale. Grazie per la collaborazione. E prima di iniziare ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanella delle notifiche, metti un bel mi piace, condividi il video con tutti ed ora iniziamo. Dopo un po' di cicli di ricarica e assestamento, vediamo oggi cosa è cambiato rispetto al mese scorso nell'utilizzo quotidiano. Iniziamo dall'usabilità e la sua responsività è rimasta uguale, mentre la sensibilità del touch è rimasta uguale anche lei. Visibilità e luminosità è rimasta invariata, mentre il volume è anche quello invariato. Passando a foto e video e anche batteria, anche loro come sopra, cioè nessun cambiamento. E a questo punto vi chiederete, ma cosa hanno aggiornato? E ora ve lo dico. Iniziamo dal peso dell'aggiornamento, che è di 27,53 MB. Iniziato all'1.20 e finito alle 2.03. Ha impiegato 43 minuti. Al suo interno si celano 46 vulnerabilità corrette, con livelli che vanno da elevato a critico. Ora naturalmente, onde evitare di leggerli uno ad uno tutti assieme, ve li faccio scorrere qui a schermo e chi ha necessità di leggere il particolare può mettere in pausa così da averlo preciso e sott'occhio. Naturalmente questa era la parte con l'elenco dei fix delle vulnerabilità. Ora passiamo alla ciccia, cioè le correzioni nel sistema che solitamente coinvolgono il nostro utilizzo direttamente e di quelle solitamente ce ne accorgiamo. Iniziamo dalla camera. Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del sistema in determinate condizioni. Passiamo a display e grafica. Risolto problema relativo al danneggiamento del display. In determinate condizioni. Risolto un problema con il display esterno in determinate condizioni. Framework, correzione della stabilità delle prestazioni di terze parti. Wi-Fi, miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del Wi-Fi in determinate condizioni. Naturalmente questi aggiornamenti non sono per tutti. Ora appariranno i nomi per i quali il fix è stato creato. Inoltre c'è stato un problema negli aggiornamenti del Google Play di gennaio, nel quale, nella versione stessa appunto di gennaio, c'era un bug che impediva l'accesso ai dati riguardanti lo smartphone e per questo sono stati bloccati tutti gli aggiornamenti. Naturalmente io ho ricevuto l'aggiornamento di gennaio e pochi giorni dopo c'è stato un nuovo aggiornamento e dopo l'installazione e il riavvio è rimasto sempre quello di gennaio. Probabilmente hanno fissato il problema o come hanno sempre fatto, l'aggiornamento del Google Play, almeno nella mia unità, è sempre stato a scaglioni o a pezzi e bocconi. E io in tutto questo non ho mai avuto l'accesso bloccato ai miei dati. Per il mese di febbraio, nel caso del Pixel 7 Pro e compari, è stato un po' scarsino a miglioramenti. Menzioniamo pure che l'app fotocamera dei Pixel 8 Pro è super aggiornata, mentre la versione del Pixel 7 Pro è ferma a novembre 2023. Oltre che fermi gli aggiornamenti minori, che in questo mese qualcosa portano sulla serie 8, mentre nulla parte il framework sulla serie 7 e le patch di sicurezza. Spero non sia l'inizio di un anno di aggiornamenti come il 2023, a dir poco disastroso. Ma di tutto questo voglio sapere voi cosa ne pensate e se avete riscontrato altro che io non ho menzionato in questo video. E lo potete scrivere qui sotto nei commenti. Per questo video è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!